l'Arena di Verona ha chiuso appena i battenti alle musiche d'opera, li riapre ai versi dei drammi. Sotto la chiesa di Santa Libera, le gradinate della cavea si popoleranno per gli spettacoli della seconda Delfiade, organizzata da Pietro Gonella, che è come l'Olimpiade teatrale degli studenti. 8 nazioni vi gareggiano nell'arte scenica. Provano adesso i portoghesi dell'Università di Coimbra, un auto sacramental, sacra rappresentazione. Il regista orchestra le battute. Gli italiani di Padova mettono in scena l'Agamennone di Eschilo nella versione di Valgimigli. I belgi si sono calati sul viso le maschere comiche del teatro greco per recitare una commedia greca, Le donne a Parlamento di Aristofane. È forse la prima satira contro il femminismo. Le conseguenze di questo tentativo donnesco di padronirsi del potere sono spiegate qui con qualche esempio. I Lazzi si sciolgono in poesia. Al dispiegarsi dello stendardo delle Delfiadi si leggerà in 8 lingue una formula di libertà e di pace. La riprende il sottosegretario Vischia nell'inaugurare il primo spettacolo a cui assiste De Pirro. Si comincia coi greci, è stata la Grecia a inventare il teatro di Occidente.